Pronto? Pronto? Chi parla? Chi parla? Dimmi, L'amico di Vincenzo e da Caterina. ciao. Voglio salutarti. Dimmi tutto. Eh? Dimmi, quando puoi trovarmi? Devo salutarti. Grazie! Ti sento piante, Sì, sento. sono Massimo, parlo per telefono. Comunque, che sembra che dunque te rompe, no? Ma è giusto che sia così, sa? Sarebbe massa monotono, se no. Una volta ti mica dito ignorare la gente, ma qualche volta dobbiamo andare in culo a somare. Ma anche questo è ignorare, Comunque eh? Anche questo è ignorare. ti saluto. Comunque, come ti sta adesso? Questo comune è preso 7 giorni. Ostrega. Vabbè, stiamo meglio Va adesso. bene, dai. Coraggio. Luciano, ti faccio un miliardo di auguri. Grazie altrettanto. Ciao, bello. Ciao. Ciao, grazie. Grazie Luciano. Luciano è un amico personale praticamente. Bon, andiamo avanti con il discorso. Quando viene fatto un sommovimento sociale, un cambiamento sociale, violento o non violento, non ha importanza. La violenza è l'espressione che c'è. Abbiamo un picco. Il picco della libertà arriva altissimo, dopodiché si ricostruisce il comando sociale e abbatte questo picco di libertà. Abbattendo questo picco di libertà, ricostruisce la struttura del comando sociale, però non è più quella precedentemente, non è più l'assolutismo della re sole, non è più il dispotismo assoluto. Cioè cede, il comando sociale nuovo cede una parte del suo controllo della gente per riuscire a ricostruirsi. Per cui il seme che è stato buttato da Robespierre è un seme che maturerà. Cioè non è un seme immediatamente i benefici sono abbastanza pochi, perché in effetti arriva Napoleone, Napoleone fa il dispotismo, però il dispotismo di Napoleone, per esempio, fa scoppiare la cultura, fa scoppiare la ricerca, fa scoppiare il sapere. Noi sappiamo che il dispotismo di Napoleone e le sue pazzie di andare in Egitto ci ha portato alla stele di Rosetta, che ha potuto portare alla lettura, decifrazione della scrittura egiziana. Cioè, ci sono tutta una serie di cambiamenti che avvengono proprio per i semi di libertà che vengono portati. Naturalmente il dispotismo ricostruisce se stesso. Dopo Napoleone sarà Napoleone III, arriverà la monarchia, ma non sarà più la monarchia assolutista, è una monarchia costituzionale. Però intanto quei semi continuano a germinare, continuano a seminare. Ormai gli esseri umani sono stati scardinati da quello che è il controllo del condizionamento educazionale. C'è una parte della magia nera è stata cancellata. Il dio padrone è stato messo un attimo da parte, si può batterlo, si può sconfiggerlo. Mi ricorda un film, Queimada, con Marlon Brando, un film degli anni 60, fine anni 60, dove la ribellione degli schiavi non avveniva perché pensavano addirittura che il bianco non poteva essere ucciso, cioè il padrone bianco in quell'isola non poteva essere ucciso. E questi schiavi non si ribellavano perché non sapevano che potevano ucciderlo. Nel momento in cui scoprono questo, avviene la ribellione. La ribellione naturalmente distrugge l'ordinamento precedente, ne costruisce un altro, che però non è lo stesso, lascia degli spazi diversi agli esseri umani. Così la generazione che viene dopo, gli esseri umani che vengono dopo, hanno una possibilità in più, hanno uno spazio in più attraverso il quale costruirsi. Questa è l'arte della stregoneria a livello sociale. Questa è l'arte della stregoneria che va dall'800 al 1789. Questo percorso di stregoni non hanno fatto altro che aumentare il livello di libertà. Naturalmente ogni apprendista stregone lavorava per la sua epoca, per le sue condizioni, nella sua situazione. Per cui parlare di libertà, quando se tu parlavi venivi sgozzato, è un modo diverso di parlare di libertà di Robespierre all'Assemblea Costituente. Cioè, la situazione oggettiva determina il comportamento. Il comportamento è relativo alla costruzione del futuro. Il linguaggio è relativo alla costruzione del futuro. Il modo di essere è relativo alla costruzione del futuro. Però importante è mai danneggiare l'esistente, mai danneggiare quello che c'è. Quello che c'è può essere migliorato. Gli spazi di libertà vanno ampliati, non vanno mai ristretti. Nessuno
deve rinunciare agli spazi di libertà che sta vivendo. Perché se uno rinuncia allo spazio di libertà in cui sta vivendo, uccide il respiro di libertà di altri esseri umani. Quando qualcuno viene a telefonarmi a me e mi dice: tu devi essere rispettoso per il macellaio di Sodoma e Gomorra, il Dio dei cristiani, tu devi essere rispettoso, vuol dire tu devi sottometterli. Cioè, lui mi sta chiedendo di rinunciare al mio essere, mi sta chiedendo di mentire, mi sta chiedendo di truffare, mi sta chiedendo di stuprare i bambini, mi sta chiedendo di essere comprensivo davanti a chi fa stragi, mi sta chiedendo di rinunciare all'esercizio della libertà, mi sta chiedendo di essere comprensivo fra chi distrugge il divenire umano. Questo è l'insulto più grande che possa esistere. Cioè, non esiste un insulto maggiore di questo. Quella mi dice: sei uno stronzo, sei un porco, sei un farabutto. Quella non mi sta insultando, sta semplicemente esprimendo dei concetti. Dal momento che lei li esprime in quel modo, benissimo. Lei dice che io sono un farabutto, un porco e tutto il resto. Ma l'altra persona, quella che dice con parole più o meno logiche, con parole più o meno suavi, devi sottometterti, devi essere rispettoso rispetto al pazzo di Nazareth, devi essere rispettoso rispetto al macellaio che usa le camere a gas, devi essere rispettoso rispetto all'inquisitore che brucia la donna indifesa, devi essere rispettoso rispetto al prete che stupra i bambini, tanto sono roba sua, glieli ha dati Dio, insomma, non, poi li ha creati Dio, non mica li danneggia, li ha creati, dunque lui non può rovinare la creazione di Dio, no? Bene, tutto questo è insultante, tutto questo veramente uccide il divenire degli esseri umani, tutto questo non merita disprezzo. E poi quello che mi dice: sei un porco, sono disgraziato, sono uno stronzo, quello che resta, quello non mi sta insultando, quello mi sta definendo, cioè sta definendo per quello che lui capisce. L'altro mi sta insultando quello che con parole gentili, con parole apparentemente razionali, chiede a me di comprendere cosa? Che tu sei in ginocchio, devo comprendere. Che tu chiedi agli altri di mettersi in ginocchio come te, perché tu non sai essere in ginocchio per i cazzi tuoi, per i fari tuoi. Questo mi chiedi comprensione per questo. Mi chiedi rispetto perché tu sei in ginocchio e di invitare gli altri a metterti in ginocchio. È questo che chiedi. E questa è follia. Questa è pazzia. Mi chiedi di rinunciare a me, alla mia libertà di espressione. Come puoi chiedermi a me di rinunciare alla mia libertà di espressione? Perché tu sei incapace di avere un giudizio, sei incapace di seminare la libertà, sei incapace di dire le tue cose, sei incapace di manifestare te stesso, e allora incapace tu di fare questo, devi impedire a me di farlo. Perché cosa? Perché le mie parole possono deviare qualcuno, creare scombussolamento fra buone madri di famiglia che non hanno fatto altro che insegnare ai loro figli di bucarsi, di farsi di eroina. È questo. Cioè, quelle madri di famiglia che hanno rinunciato a loro stesse, e rinunciando a loro stessi non sono accorti che i loro figli stavano facendo di eroine, chiedono rispetto, ma siamo matti. La libertà è una cosa importante, la costruzione della libertà è importante, la determinazione dell'essere umano è una cosa importante, l'incapacità, la sconfitta nasce quando l'essere umano rinuncia a costruire se stesso. Ma allora, quando ciò avviene, quando si rinuncia a costruire noi stessi, si rinuncia al paganesimo. Allora ci si sottomette a una verità. E come l'ho letto oggi, visto che i ragazzi non stanno arrivando, ma dovrebbero arrivare a minuti, l'ho letto oggi e lo rileggo oggi, perché l'ho avuto 3 giorni fa, l'ho comperato, gli oracoli caldaici del secondo secolo, vi ricordo, e il frammento numero 1 recita in questo modo: c'è un intuibile che devi cogliere con il fiore dell'intuire, perché se inclini verso di esso il tuo intuire e lo concepisci come se intuissi qualcosa di determinato, cioè una verità, non lo coglierai. È il potere di una forza irradiante che abbaglia perfendenti intuitivi. Non si deve coglierlo con veemenza, quell'intuibile, ma con la fiamma sottile di un sottile intuire che tutto sottopone a misura fuorché quell'intuibile, e non devi intuirlo con intensità, ma recando
il puro sguardo della tua anima distolto. Tendere verso l'intuibile per intenderlo, un vuoto intuire che al di là dell'intuire esso dimora. Praticamente è solo la fiamma che abbiamo dentro, è solo il fuoco che abbiamo dentro, è solo la capacità di determinare noi stessi che ci permette di percepire il mondo che ci circonda, che ci permette di concepire il divino che ci circonda, che ci permette di essere consapevoli e determinati rispetto al mondo che ci circonda. Ma se io ho rinunciato a tutto questo, se io mi sono messo in ginocchio, se io ho detto beh no, questo lo lascio stare, Dio per piacere aiutami che sto male, Madonna per piacere fammi sta grazia, magari se io ho rinunciato a determinare la mia vita, non posso pensare che gli altri siano uguali a me. Gli esseri umani non sono uguali in se stessi, non sono la creazione di un Dio pazzo, ma sono il frutto delle loro scelte o della possibilità delle loro scelte. Si sono costruiti giorno per giorno, momento per momento, per cui le loro intuizioni, il loro modo di esistere, il loro pensiero lo hanno costruito attraverso la loro sequenza di scelte. Se si sono messi in ginocchio, hanno ucciso una parte dei loro occhi con cui guardare il mondo, hanno otturato parte delle loro orecchie. Io vi racconto anche questa storia. Quando ero bambino avevo letto una favola e me la ricordo moltissimo perché mi ha colpito moltissimo, dopodiché non sono più riuscito a trovarla. Credo che fosse di Esopo e credo di averla letta questa favola in una rielaborazione di Esopo da parte di Tolstoi, perché ne avevo un vecchio libro di queste. Però dentro non l'ho più trovata. La favola dice questa praticamente. C'è un re che vuole sapere secondo quale forma si presenta a dei ciechi un elefante. E allora fa venire tre ciechi dalla nascita e li mette davanti all'elefante. Allora un cieco gli palpa la proboscide, un altro cieco gli palpa la gamba, un altro cieco gli palpa la coda. A un certo punto i tre ciechi si mettono a discutere sulla forma dell'elefante. Anche uno dice che la forma dell'elefante è come una corda, l'altro dice che l'elefante è come un palo, l'altro dice che l'elefante è, non so, è come una pompa, è come qualcosa che si muove, cioè come una canna fluttuante. E tutti e tre cominciano a discutere sempre più animatamente finché alla fine si prendono a bastonate. Bene, è esattamente questo che succede davanti al nostro modo di guardare il mondo. Cioè, se questi sono tre ciechi fin dalla nascita, noi abbiamo fin dalla nascita il condizionamento educazionale e attraverso questo ci rapportiamo col mondo. Però c'è qualcuno che il condizionamento educazionale lo rompe e lo amplia un pochino e c'è invece qualcuno che il condizionamento educazionale diventa padrone di lui stesso. Cioè il condizionamento educazionale diventa talmente grave, talmente forte, talmente ossessivo che non è più in grado di prendersi nelle proprie mani la propria vita. E allora dipende dal prete, dipende dall'idea di Dio, dipende dall'idea della Madonna, dipende dall'idea di una forza superiore. E mentre dipende da tutto questo sta solo aspettando di morire e di soddisfare la sua disperazione. Per cui noi siamo uguali davanti alla legge, dobbiamo essere uguali nel sistema sociale, dobbiamo essere uguali nei diritti e nei doveri e dobbiamo essere uguali dal punto di vista proprio giuridico. Ciò che non siamo uguali, non siamo persona a persona, perché ci siamo costruiti in maniera diversa. Sì, magari alla nascita c'è più sensibilità o meno sensibilità, ci sono delle condizioni particolari che possono aiutare o meno, ma comunque noi siamo individui che sono il prodotto delle nostre scelte. Chi si è abituato ad affrontare la vita prendendo di petto i problemi, anche quando muore prende di petto la morte. Chi si è passato la vita mettendosi in ginocchio pregando un Dio assassino, anche davanti alla morte continuerà a mettersi in ginocchio e a pregare qualcuno che l'aiuti. Cioè la disperazione lo porterà a questo. Per cui quello che io voglio dirvi è questo: prendersi nelle proprie mani la propria vita, la responsabilità delle proprie cose, la responsabilità del proprio futuro, sviluppare e alimentare il Dio che c'è dentro, la forza che c'è dentro. E se non avete la forza, se pensate di non saper distinguere la forza che avete dentro e alimentare la forza che avete dentro, bene,
pensate ai vostri bisogni. I vostri bisogni vi guideranno. I bisogni che abbiamo interni, anche se sono depravati dal condizionamento educazionale, anche se sono fobie, sono in grado di darci la rotta per uscire fuori dall'assoggettamento. Il bisogno del sesso, per esempio, viene quasi sempre piegato sotto il condizionamento educazionale. Sesso si fa quando ci si sposa, solo l'adulto altrimenti è perversione. E seghe e seghe di questo genere, tante puttanate di questo genere. Bene, seguite il vostro istinto sessuale, magari è depravato, magari è sotto una coltre di merda che non finisce più, magari farete fatica, però seguite il vostro istinto, piano piano, senza violenza e senza niente. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, io sono Claudio Simeoni, questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, sono arrivati finalmente i ragazzi a darmi il cambio e questo sono molto contento perché adesso andrò a casa a mangiare. Ci ritroviamo qui in radio giovedì prossimo alle ore 15.30 con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan, 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Grazie per l'ascolto e a risentirci.